Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che anche questa volta ho deciso di dedicare al magazine numero 7 di Regal Academy. È questo qui del mese di agosto, ve lo faccio vedere come sempre be tutto bene e costa come i numeri precedenti 5,90 € e contiene sempre il giornalino che è questo che vediamo qui dietro e qui davanti questo mese. Ha un regalo stupendo, guardate quanto è grande, bellissimo, ed è lo scrigno delle favole di Rose, tutto fucsia e oro per custodire tutti i nostri segreti. Infatti possiamo chiuderlo perché ha la serratura con anche la chiave magica, bellissimo. E qui in alto ci dice il magazine con lo scrigno delle favole. Questa bimba ci fa vedere che ha in mano una chiave e infatti ci dice con la chiave per custodire i tuoi oggetti magici. Ora lo apriamo, che non vedo l'ora, sono come sempre curiosissima anche di vedere cosa ci propongono nel magazine questo mese. Ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui con il magazine e lo scrigno delle favole di Rosa, finalmente fuori dalla confezione, che dopo proviamo ad aprire insieme. Partiamo come sempre dal magazine che questa volta in copertina ci propone le nostre tre amate protagoniste, dove c'è Rose proprio in primo piano super sorridente che ci mostra proprio il suo scrigno delle favole. Infatti, come ben sapete, lei lo utilizza per custodire tutti gli oggetti a lei più cari e che le regalano i suoi amici o i vari personaggi delle favole. Infatti qui vediamo già che sbuca dallo scrigno un uovo d'oro, quello della gallina dalle uova d'oro, poi c'è la scarpetta di cristallo di Nonna Cenerentola e l'orologio, proprio quello del Bianconiglio del Paese delle Meraviglie. Qui dietro c'è Astoria, super sorridente, anche lei, e Joy che sembra sorpresa di vedere il contenuto dello scrigno. Bellissimo come sempre, anche i colori sempre fantastici. Qui in alto c'è sempre il logo Regal Academy con la zucca da sfondo con la scritta Magazine e qui in alto ci dice che è proprio il numero 7, sempre contornato dalle roselline caratteristiche di Regal Academy che troviamo anche qui sotto dove ci dice che all'interno troveremo un fumetto da favola e tanti giochi a tutta zucca. Qua poi ci ripropone sempre il grande concorso per vincere Rose e i suoi amici. Per vincere naturalmente la collezione completa dei personaggi, proprio quelli delle bustine che abbiamo aperto insieme in uno dei video precedenti. E bisogna affrettarsi per chi vuole partecipare perché scade il 29 agosto. Qui ci propone il sommario e quindi quello che troveremo all'interno della rivista, presentato questa volta dalle nostre amate protagoniste in divisa scolastica. Da Bea, la nipote della principessa sul pisello, da Joy che dà un bacino al piccolo King e da Rose Cenerentola qui sotto in divisa scolastica e qui bellissima in sella al suo drago con la sua armatura regale. Nella rubrica Il Campus ci parla proprio dello scrigno delle favole, proprio quello che troviamo come regalo in questo numero, e ci dice proprio che Rose conserva i ricordi più cari della terra, delle favole, in un magico scrigno. Scopriamo insieme a lei i suoi segreti. Lo scrigno ha la forma di una zucca e racchiude i ricordi delle favole più belli, come per esempio, come vediamo in questa foto, un magico biscotto del Paese delle Meraviglie. Oppure anche scarpe da collezione, come lo stivale degli elfi calzolai e un paio di scarpe col tacco che Nonna Cenerentola ha creato con la magia. Qua ci fa vedere che Rose ha mostrato proprio il suo scrigno ai suoi amici e tutta la sua collezione e le hanno consigliato di usare la magia della zucca per rimpicciolire lo scrigno, vedete, e portarlo sempre con sé. Per farlo diventare a grandezza, proprio come quello che troviamo qui in regalo con questo magazine. Tra i tesori più importanti ci sono il ventaglio di ferro che Ling Ling ha regalato proprio a Rose quando sono diventate amiche, e un fazzoletto ricamato di Bea, che è la nipote della principessa sul pisello, e anche il libro proprio dalle Mille e Una Notte che le ha regalato la bellissima principessa Sherazade. Eccola qua. E ci dice anche, come abbiamo visto già in copertina, che Rose nella sua collezione ha anche l'orologio del Bianconiglio.
Proseguendo, iniziano poi i giochi, qua presentati dalla bellissima Ling Ling. Il test questa volta riguarda l'acconciatura Regal, cioè per scoprire qual è la tua acconciatura da favola per essere bella come una principessa. E le soluzioni possono essere o il caschetto, o i codini, o lo chignon. Io vi parlo personalmente, ho sempre i capelli sciolti e se li devo legare mi faccio una o più trecce, quindi se facessi questo test, sinceramente non so cosa potrebbe uscirmi. La rubrica Vita da favola, questa volta ci mostra il look dell'estate, cioè tutti i consigli di Rose e Joy che vediamo proprio qui al centro per essere davvero alla moda durante l'estate. E quindi ci dice di indossare braccialetti molto colorati che esaltano la nostra abbronzatura, dei sandali da quelli più romantici come quelli con i fiori o i laccetti alla caviglia, o anche quelli più sportivi da abbinare a shorts e t-shirt, o la sera naturalmente con vestiti e gonne per essere elegantissime. Per dare un tocco di eleganza non può mancare la borsetta, che variano per forme e dimensioni, ci sono pochette o bauletti con colori più tenui, pastello, o colori accesi o un po' eccentriche come queste qui a forma di fragola, o molto carine come quelle con i fiori, bellissime. E infine non possono mancare gli abiti lunghi, che io adoro e sono perfetti soprattutto per la sera, e con tantissimi volant e ruche per essere belle come una vera principessa. Qua ci mostra la collezione scolastica di Regal Academy, visto che si sta avvicinando la scuola, inizierà circa tra un mesetto, ci fa vedere già gli zaini, i trolley, astucci e diari del nostro cartone animato preferito. E ci dice: vivi una favola con la scuola Regal Academy. E in regalo qua ci fa vedere che con tutti gli zaini e i trolley c'è lo specchietto make-up, che è quello che vediamo qui al centro, che si apre e rivela proprio degli ombretti e dei rossetti per essere super fashion. Nelle news presentate da Nonna Cenerentola, eccola qua, ci dice che sono in arrivo attività meravigliose per tutti gli eroi e le eroine che amano ballare. Infatti c'è questa dance competition fino a marzo 2018 dove bisogna creare una coreografia da favola con la tua scuola di danza per vincere tanti magici premi sulle note delle canzoni di Regal Academy. Qua sotto ci fa vedere che online possiamo scaricare tantissimi disegni sia da colorare sia per divertirci nelle nostre feste o i party, come per esempio la tiara di Rose o lo scettro magico per divertirci con le amiche. Inizia poi il fumetto, che questa volta è intitolato Il drago forgiatore, che chi guarda il cartone saprà sicuramente che è quel drago un po' baffuttello e veramente golosone che forgia le armature regali. I disegni sono sempre bellissimi e il drago che troviamo un po' più avanti è veramente simpaticissimo. Eccolo qua, dorme sempre e c'ha sempre anche fame. Questa volta il poster è stupendo, è messo in orizzontale e non in verticale. Eccolo qui, e ha per protagoniste le nostre eroine, quindi Joy, Rose e Astoria, vestite, come potete vedere, da principesse versione gran ballo in abiti da sera, con i loro vestiti spettacolari, con tutte le balze sbrilluccicose, piene di glitter, fiocchi. Eccole qui, e tutte impreziosite con i loro gioielli, e in testa hanno le loro tiare, stupende. Dietro al poster ci fa vedere, eccole qui, delle immagini del cartone animato, e ci dice: sei una principessa se combatti con coraggio, aiuti chi è in difficoltà, gioisci per i successi altrui, ami e proteggi gli animali, impari dai tuoi errori e sei leale con gli amici. E vi faccio vedere che sopra ogni vignetta ci sono proprio le tiare di Joy, eccola qui con la rana, di Astoria con la sua torre A, e con le scarpette di Cenerentola, infatti questa è quella di Rose. Ci fa vedere che c'è Travis
Oak, bellissimi, anche loro super eleganti, come dei veri principi. Si prosegue poi con il fumetto. Eccolo qui, il drago che fa un po' i capricci. Bellissimi. Ecco, vedete il drago che c'ha sempre fame. E finalmente, proprio alla fine, gli forgia l'armatura. Eccoli, stupendi e molto felici, credo. Soprattutto Rose. Si prosegue poi con i giochi, qui presentato sempre da Bea. Questa volta la rubrica Le storie di Rose, che ci invitano sempre a ritagliare, vedete qui la forbicina, e a custodire, riguardano Pollicina, eccola qui, che è la cugina di Lina. Eccola, bellissima, molto tenera. E ci dice che Pollicina è nata per magia dal bocciolo di un fiore ed era alta come un pollice, per questo il suo nome fu Pollicina. La sua mamma, vi faccio vedere, è una mamma speciale, infatti, è la grande regina dei fiori. Eccola. Ed è protagonista di una puntata che mi sembra che si chiami Il Festival dei Fiori. Adesso non mi ricordo, però mi sembra di sì. Comunque, è così piccola, è una principessa in miniatura, che il suo letto è il guscio di una noce ed è anche così piccola che per farsi ascoltare devono usare un piccolo megafono. E la sua voce è molto acuta e sottile come quella di un uccellino. Eccola qui con sua cugina. Si prosegue poi con i giochi. Si arriva poi al grande concorso, appunto per vincere i personaggi, sempre da compilare e completare. Qua ci dice che è in edicola il nuovo Colora e Disegna, appunto per divertirci a colorare i nostri personaggi preferiti con un astuccio di pennarelli e tanti adesivi. Bellissimo! Si arriva poi alla posta di Regal per inviare come sempre i nostri disegni e le nostre letterine che verranno pubblicate. E qua ci fa vedere che nel prossimo numero ci sarà un nuovo episodio del fumetto Tanti giochi e fantastiche rubriche presentato dai nonni e in più come regalo la scarpetta di Rose Cenerentola con all'interno tantissime gommine, la matita e i magici biglietti. Bellissimo, e un po' in tema con l'inizio della scuola, diciamo. Qua poi ci fa vedere che è in edicola sempre il giornalino per divertirci con gli adesivi a completare le storie e qui dietro c'è sempre il giornalino stilista da favola per creare sempre nuovi look per Rose Cenerentola e le sue amiche bellissime con tanti adesivi e stencil. Passiamo ora al bellissimo regalo che troviamo all'interno con il magazine, che è questo bellissimo scrigno delle favole, stupendo, che non so a voi, ma a me ricorda tantissimo il diario del numero 1, forse perché anche lui la serratura con la chiave magica, o magari tutti questi brillantini, ma vi dico che a me questi oggetti dove custodire tutti i nostri segreti e le nostre cose mi fanno veramente impazzire. Comunque, vi dico sempre che è contenuto sempre nel cartone tipico di Regal Academy, quindi con qui in alto le nostre protagoniste, Joy, Rose e Astoria. C'è sempre il simbolo di Regal Academy con la zucca. C'è sempre lo sfondo azzurro con i pois verde bottiglia e qui sotto i pois bianchi con lo sfondo rosa e infine tutto intorno le roselline caratteristiche. Ho finalmente tirato fuori lo scrigno dalla confezione e come potete vedere è gigantesco, guardate rispetto alla mia mano, è veramente grandissimo e comunque è fatto di colore fucsia di plastica interamente sopra dove è a forma di zucca. E sotto di questo bellissimo color oro, molto molto carino. Qui sopra, poi, in questo ovale c'è un'immagine di Rose e di Astoria, e credo che l'unica pecca di questo scrigno sia proprio il fatto che non ci sia Joy, che, come vi ho detto mille volte, è la mia preferita. Comunque, qui intorno è tutto ricoperto di brillantini, vedete che luccicano proprio come qui sotto dove c'è la serratura. E bisogna stare attenti a maneggiarlo perché vengono via molto facilmente. La chiave invece è fatta così,
dorata, dello stesso oro dello scrigno, ed è decorata su entrambi i lati, quindi è fatta molto bene. Qua in alto poi ha questo gancetto dove possiamo infilarci all'interno un nastrino per metterla al polso o al collo per portarla sempre con noi. Ecco, per aprirlo basta semplicemente allora infilare la chiave e girarla verso destra e lui, sentite, scatta la serratura automaticamente. Guardate quanto è grande all'interno. Eccolo qui che ve lo faccio vedere meglio, è gigantesco, proprio c'è tantissimo spazio per mettere dentro qualsiasi cosa e possiamo metterci all'interno delle foto con le nostre amiche, dei messaggi segreti, regalini, gioielli, matite, penne, veramente tutte le nostre cose segrete che possiamo custodire e nascondere e nessuno lo verrà a sapere perché abbiamo con noi la nostra bellissima chiave. Chiuderlo, basta. Ecco, avete sentito il rumore? E sfilare la chiave. Facilissimo, e il nostro scrigno non si aprirà più. È veramente bellissimo e sulla nostra scrivania renderà il tutto ancora più fashion e magico, veramente stupendo. Concludendo, trovo che lo scrigno sia bellissimo, un altro regalo stupendo da collezionare, robusto perché è veramente fatto bene, gigantesco, infatti è veramente molto spazioso e come vi ho detto prima, io adoro questi oggetti un po' magici con la serratura dove nascondere tutte le cose a cui teniamo di più i nostri segreti, veramente stupendo. Il magazine lo adoro, è sempre fatto benissimo, tutte le rubriche sono divertentissime, veramente molto curate, e interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se l'avete già comprato anche voi. Un saluto, ci vediamo nel prossimo video, un bacione da Wonder Stefi, ciao!